Conta ancora qualcosa la classifica di DJ Mag? DJ Mag è una rivista inglese nata nel 1991 che fin dal 1993 ha iniziato a fare la top 100 dei DJ mondiali. Beh, se guardi quella classifica è veramente impressionante perché ci sono dei nomi, a parte storici, ma soprattutto che rappresentano veramente degli ambiti molto diversi a quelli a cui siamo abituati a pensare ora. Che ne so, da Grandmaster Flash era nella DJ Mag Top 100, andando ad includere per esempio negli anni 90 molti grandi nomi della trance elettronica come Paul Oakenfold, Sasha, John DeGuid, nomi inglesi che magari da noi non erano così popolarissimi ad eccezione di Oakenfold. Negli anni invece si è spostata su quella che è ora soprattutto la scena più EDM. Non a caso la cerimonia di presentazione del numero 1 della DJ Mag Top 100 avviene ad Amsterdam durante l'Amsterdam Dance Event. Come al solito i detrattori diranno che ha dato uno schifo, tutto un giro di soldi, business, bla bla bla, e i detrattori sono quelli che ovviamente in classifica non c'entrano mai. Quello che possiamo dire è che è cambiata parecchio la storia ed è andata a raccontare una realtà piuttosto specifica. Innanzitutto partiamo da un presupposto. DJ Mag incorona il voto popolare, ovvero vince quel DJ che riceve più voti, senza nessun tipo di giuria o di filtro da parte degli addetti ai lavori. E allora è importante studiarla e valutarla quantomeno per capire quali sono gli indirizzi dei pubblici. Bisogna sempre considerare chi è che va a votare online. Soprattutto si intercettano i voti dei giovanissimi. Ricordo un post di Copyright di alcuni anni fa, il quale diceva: la musica house è tornata nell'ambito che l'apparteneva, ovvero nell'underground, per affermare il fatto che erano usciti quasi completamente da questa classifica tutti quei nomi che hanno a che fare con la scena house. In effetti adesso da alcuni anni non è per niente rappresentata la musica house nella classifica di DJ Mag. Ma questo vuol anche dire che certa generazione semplicemente non ascolta musica house, o magari l'ascolta ma non ha una grande influenza. Di contro, se magari chi si occupa di booking ci mette una particolare attenzione su chi entra nella classifica perché magari intercetta le attenzioni di una gran massa di giovani, non vuol dire che entrare in classifica ti dà automaticamente accesso a tutta una serie di eventi, festival o magari di cachet molto più importanti. Sono rappresentati anche generi particolari, cioè per esempio ci sono artisti hardcore, hardstyle, quindi vanno ad intercettare delle nicchie molto particolari di pubblico, anche se magari sono anche numerose. Quello che vorrei dire in definitiva è che tutti gli anni ci ritroviamo a commentare, a polemizzare per chi gli piace, non ovviamente su questo canale, sulla classifica di DJ Mag. In realtà la classifica di DJ Mag è tanto importante quanto parziale per rappresentare una realtà che è quella dei sostenitori della musica elettronica, che è sempre più spostata sull'ambito dance e va ad intercettare certi tipi di eventi, quindi forse più i grandi festival che i piccoli club. Comunque sia, che piaccia o no, non possiamo prescindere dal fatto che quella di DJ Mag è la classifica più importante al mondo per quanto riguarda i DJ e rappresenta un criterio oggettivo che è quello della popolarità. Se hai dei suggerimenti scrivi pure qua sotto, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!